sto pace, che stanno tutti in pace, che non c'è guerra, perché dispiace per questi bambini e gente che non possono fare niente, non possono. Lei è qui, cosa fa la badante qui? Badante, sono un'anziana, una persona per benissimo. Ha figli in Ucraina? Sì, c'ho figlio, c'ho figlia, nipoti. Dove abitano? A Lipoli. Li ha sentiti in queste ore? Cosa stanno Sì, dicendo? per questo piango, perché io volevo che loro vengano da me. E loro hanno detto che non possono lasciare casa, non possono lasciare tutto. Che lui dice una cosa, fa altra cosa. Tanto bottiglia. Non c'è niente di verità. Chi avete voi in Ucraina? Non ho sentito prima, scusate. Che cosa? Che tutta la famiglia. La famiglia. Figli, nipoti, io anche pronipoti. Cioè. Li avete sentiti oggi? Sì, oggi è mia figlia, nipote. Sì. Però non sappiamo, ogni minuta si può corrompere tutto, perché quando non c'è luce anche manca internet. Tutti apparenti. Che cosa avete cercato di dirgli ai vostri parenti? Questo che abbiamo cercato, abbiamo detto che state tranquilli, per noi è rimasto soltanto pregare. Che cosa possiamo fare? Soltanto Dio che può aiutare. Sì. Grazie. Allora, da stamane che abbiamo ricevuto questa notizia delle 5 e qualche minuto che hanno proprio cominciato a bombardare diverse città in Ucraina, la nostra capitale di Kyiv inclusa. Ma mentre venivo alla chiesa ho ricevuto questa telefonata dall'Ucraina che stanno proprio attaccando la nostra capitale, stanno bombardando diversi luoghi della città. E questo per noi è un po' inaspettato, perché si pensava più della città di Kharkiv, la nostra vecchia capitale, oppure le città del sud Ucraina, tipo Odessa. E poi da stamani che i miei fedeli mi mandano sia video che le foto delle loro città dove abitano i genitori. Il video è arrivato proprio qualche minuto fa, il video che una signora mi scrive sotto il video: ecco la casa del mio marito da 5 chilometri proprio da luogo dove c'è questa tensione. Sì che viviamo qui questa guerra. Putin ha totalmente torto, certo, oppure le sue pretese possono trovare un qualche tipo di fondamento in alcune aree russofone, no, eccetera. In nessun'area. Lui è un uomo antico, dei tempi antichi, che non ha assolutamente una visione del futuro. Apparenti, cari? Sì, ho una sorella, io con la famiglia. L'ha sentita in queste ore? Sì, stanno come tutti. Ora la preoccupazione cresce anche per la vita quotidiana, perché adesso non si sa come andrà, per esempio, il lavoro. La mia sorella lavora nella fabbrica. Se la fabbrica deve fermarsi oppure... Книжечки все на странице 10.